Poco più di 10 giorni fa, qui sul canale usciva la terza edizione del Derby di Milano, tra youtuber ovviamente, ed è stata un'edizione diversa dalle altre, per vari motivi. Il primo è che l'Inter ha vinto, e questa cosa già è particolare, nel senso che aveva perso le prime due edizioni, ma la seconda particolarità è stato un aspetto più psicologico, chiamiamolo così, nel senso che voi sapete, questi eventi prima di tutto sono basati sull'intrattenimento, sul divertimento, poi ovviamente quando si è in campo si vuole vincere, ho affrontato questo discorso nel post super derby degli youtuber su Instagram, ma in questo caso forse ci si è fatti un po' prendere la mano. Infatti la parola chiave della terza edizione del derby degli youtuber di Milano è stata nervosismo. Va bene, se vuole scherzare esci fuori, se no giochiamo, va bene. E infatti nei commenti ci avete fatto notare che qualcosa non tornava e che molti erano sopra le righe rispetto ad altri. In particolar modo la spada di Damocle è caduta sui Pirla SV. Giusto così, sono vergognosi. Pensano di vincere col 5-4, gol inesistente! Che si sono anche scusati per il loro atteggiamento un po' eccessivo, se vogliamo. E devo dire che ho apprezzato molto, al contrario del loro comportamento durante l'evento, il commento che è presente proprio sotto al video del derby. E infatti ne ho parlato con loro anche in privato. Però non bastava, bisognava darvi una risposta, bisognava motivarvi un po' quello che è successo. Quindi oggi ho deciso, e ve ne accorgete anche dal luogo diverso dal solito, di venire a Bologna e in particolar modo a casa dei Pirla SV, che invito, che già fa ride perché è casa loro, sono loro che mi invitano, eccoli qui. Ah, casa dolce casa, ah, ma è casa nostra. È casa vostra. Che ci fai qui? Mi avete invitato voi? Cioè mi sono auto-invitato. Auto-invitato. Questa è personalità del telecronista. Come state ragazzi? Tutto bene, dai, tutto bene. È un piacere essere qui di nuovo sul tuo canale a distanza di 11 giorni. Esatto. E vi vedo anche più sereni rispetto all'ultima volta, si può dire questa sicuramente cosa. Più tranquilli, dai. Il derby, partiamo dal presupposto che l'Inter lo ha vinto. Sì. E quindi voi avete il diritto di essere contenti perché insomma eravate presenti lui al primo derby perso ai rigori. No, ho vinto, quindi devo mettermi in una posa da vincitore. Io una posa umile, mi piace. E tu eri presente al secondo derby, sì. Quasi più di lui. E qui voglio arrivare anche perché lui purtroppo si è fatto male, poi miracolosamente è rientrato in tempo in ottime condizioni per il ginocchio, che ha detto sì, io ci sono. E quindi il terzo derby Gnabry lo ha giocato, ha segnato gol importanti anche. Uno ne hai fatto. Sì. Vabbè, importante. È fondamentale, con il 5C ho perso la voce. Però comunque sia, insomma, il nesso di tutto è: siete stati molto nervosi, ragazzi. Allora, sicuramente sì, c'è stato molto nervosismo. Abbiamo chiesto scusa nei commenti. Poi, chiaro, fuori dalla partita ci siamo resi conto. Diciamo che nasce tutto dall'andata, perché è stata una sconfitta che credo che né io né lui abbiamo molto digerito. Una diciamo sconfitta. Che, ti interrompo solo per dire: sì, molti, non solo giocatori, ma anche tifosi dell'Inter, sostengono, sì, che chiaramente senza il suo infortunio, senza quello di Menzo, una sfortuna clamorosa perché accade nella stessa azione, l'Inter non lo perde mai quel derby. Sì, non lo sapremo mai come sarebbe andato a finire. Quello che so è che sicuramente ci ha spezzato le gambe, ma ti dirò di più, non tanto dal punto di vista fisico, ma dell'umore. Nel video non si vede, però tu c'eri quando appunto siamo stati un'ora fermi quasi, sì, ad aspettare che arrivassero i soccorritori. In quel momento, diciamo che la voglia di giocare, comunque di andare avanti, lo spirito del gioco, era andato un po' a scomparire. Cioè la cosa importante per noi era che Menzo stesse bene, eravamo anche un po' impressionati perché avevamo visto delle immagini forti, forti. Io in diretta mi sono forti, spaventato perché sì, c'è l'immagine di Samuel che mi dice vieni vieni è grave, io penso anche che ci sia del sangue. Sì. E mi dispiace per Gabri perché tutti avevano sottovalutato il suo di infortunio, che in realtà era grave. Io anche in Telegram, vabbè, un colpo l'ha preso anche Gnabry. Il tafforello si era rotto come esattamente mezzo. Un colpo forte l'ha preso anche Gnabry. E difficilmente anche lui continuerà la partita. Però ricordo una cosa, io in quel momento, infatti, ti chiesi, ve la sentite? L'ho chiesto a tutti. E lì voi, questo bisogna dirlo per onor di cronaca, siete stati impassibili. Sì, sì, giochiamo, giochiamo. È stato giustissimo riprendere, assolutamente. Ovvio che poi alla fine brucia. No, sai, non è tanto la sconfitta in sé, l'aver perso. Quello che non ci è andato giù è come hanno esultato i giocatori del Milan. Lazza, solo, da Brogna, per chiuderla, sì! L'Inter è completamente scoppiata. È completamente scoppiata. Dietro, ragazzi, erano in 3-1. Insomma, anche Harry Lazza fece un gesto, insomma, che non mi è piaciuto. Diciamo che okay, tutto capito, secondo me hai replicato tu nel post partita. Esatto. Tutto questo ci poteva stare senza il grave infortunio di Menzo, perché non cito neanche Gabri, ok? Perché comunque lui ha avuto un infortunio
più breve, però Menzo non può più giocare a calcio, e già lì in quel momento secondo me potevamo percepire questa cosa, quindi è da lì che nasce un po' la voglia di rivalsa, ok? Non c'è andato giù che è finita in quel modo e doveva essere vendicata l'andata. La fame della vittoria c'è, però è una fame, mi permetto di dire, perché insomma sì, lo sapete entrambi, che scinde, no, da alcuni comportamenti, nel sì, senso che tu giustamente condanni per esempio il gesto di Lazza all'andata, sì, ma è un gesto, consapevole, inconsapevole che sia, sicuramente tu sei consapevole del fatto che quel gesto non va bene. Lo replichi al ritorno, in un momento chiaramente di nervosismo, sì, di... Lo replico al ritorno, il gesto va bene. Io l'ho fatto quel gesto perché l'ho vinto in una partita dove nessuno si è fatto male gravemente, ok? E okay, quindi non c'era nessuno da... Secondo me non c'era un silenzio, dover rispettare qualcuno, insomma. Visto che ci sono molti commenti, io ne ho voluti selezionare un paio che mi hanno colpito di più perché li ho reputati, al di là dei classici insulti che li rimangono, un po' più completi e anche forti. Ve li leggo, ci siamo, e poi mi dite la vostra. Allora, il primo è un commento quasi dolce, tra virgolette, nel okay, senso amichevole, è un commento duro ma amichevole. Okay. Alessandro ci scrive: Gnabry, Pierre, ve lo dico con il cuore e non con cenno di arroganza, dovreste vergognarvi per l'atteggiamento che avete avuto. Non devono succedere queste cose per semplici partite che hanno solamente l'intento di divertirsi e di portare contenuto. L'educazione è una cosa fondamentale, sia dentro che fuori dal campo, e il rispetto viene prima di tutto. Giusto. Risponde prima Gnabry, che non ha parlato fino adesso. Non parlare però come al derby, cioè, sì, sì. Perché Sespo l'ha detto durante il derby. Non parla mai quando parla. Comunque Gnabry non l'ho mai sentito parlare in vita mia, neanche nei suoi video. Ho visto 5 minuti che gioca. Ha minacciato l'arbitro. Ha ucciso un fischielletto. Wow. Come rispondi a questo? Ah, diciamo che questo è stato, fra tutti i commenti, secondo me il migliore. Comunque ha detto con onestà il suo pensiero, non ci ha attaccato in modo aggressivo, mm-hmm, l'ha fatto comunque una critica costruttiva. Io l'ho letto, l'ho accettata, mi ha fatto riflettere. Questo è stato infatti un bel commento. Ce n'è stato uno più forte, molto più forte, che ha toccato anche me in realtà, particolarmente. Ok. Ed è quello di Daniele, sì, che ci scrive: non è più una partita tra amici, non ha senso organizzare altre partite se bisogna pubblicizzare spinte e sbeffeggiamenti. Nel momento in cui diventa virale, diventa competitivo e finisce la sportività. Iniziativa forse destinata al fallimento, ahimè, aggiunge Daniele. Quindi un tifoso del derby in generale, sì, molto dispiaciuto. Secondo me lui è andato un po' oltre, mi sì, ci metto in mezzo io, è andato un po' oltre. Prima voglio sapere che ne pensi tu. E poi dico anche la mia, naturalmente, perché ci sono delle conseguenze che arriveranno da questi guarda, io credo che in Serie A, in Champions League, nelle competizioni importanti, quante volte si vedono risse tra giocatori? Eppure non mi sembra che queste competizioni vadano in fallimento, anzi io credo che questa cosa, per quanto magari possa essere stata negativa, abbia portato qualcosa di nuovo e comunque sia stato un contenuto, perché ragazzi ricordiamo, se fosse stata una cosa negativa che porta tutto a fallimento, bastava che lui tagliasse, cioè ragazzi bastava tagliare alcune scene e nessuno si accorgeva di nulla, ma sono state lasciate anche, cioè è giusto, io lo ripeto giusto, perché quello che è successo è comunque un qualcosa di diverso che differenzia questo derby rispetto a tutti gli altri, cioè perché verrà ricordato questo derby? Per il nervosismo. Ok, okay? E qui mi ci metto io, sì, giustamente riguardo quello che poi loro vedono e le parti non tagliate, non censurate, sì, e, al di là poi dell'eccessività di alcuni atteggiamenti, il derby è un contenuto reale. E nell'essere contenuto reale, quindi non ci incontriamo, la facciamo finire in questo modo, mi raccomando il contenuto, sbraita per questo, fai quella... No, non esiste. Vai lì e vuoi vincere. Ovvio che ci sia sportività in primis, ed è per questo che siamo qui a condannare i vostri comportamenti di oggi. Sì. Però il realismo e la voglia di vincere ci sono. Ovvio che in primis ci sia l'intrattenimento. Nessuno di noi è calciatore. C'è chi, tu mi dicevi, a microfoni spenti, magari non ha mai giocato a calcio ad alti livelli e quindi... trova nel derby, no, un motivo, esatto, di competizione, ma anche per me vale questo. Io so di non poter mai giocare in Serie A per evidenti motivi, faccio altro nella vita, però comunque quando gioco mi diverto, voglio vincere. Questo però non significa andare troppo oltre negli atteggiamenti. Ma certo, avete sempre visto tutto nei derby. Quindi il fatto che oggi abbiate visto questo, e lo dico anche a chi mi ha detto, beh, potevi oscurarle certe parti. No, ci sono state. E quindi la struttura, la storyline del video è la stessa sempre. Se oggi c'è stato questo è giusto evidenziare questo, perché siamo veri, è inutile tagliare una roba che poi andrebbe anche a limitare il contenuto che avete visto, perché perdeva di senso, diventava certo, incompleto, questo per rispondere. Giusto quando il ragazzo del commento dice è fondamentale la sportività, però secondo me una cosa che giustamente evidenziavi anche tu è, non è che se aumenta la competizione scende la sportività, questo non è sullo stesso okay, livello.
e comunque sia sono atteggiamenti che vogliamo condannare ed evitare, ma ho letto molti commenti, non chiamare più i Pirla SV, io so che loro non sono questi. E quindi non è che non chiami più i Pirla SV, non è che se uno sbaglia lo condanni, perché tutti possono sbagliare. Il loro errore è grave per il tipo di evento e per il messaggio che l'evento vuole portare. Tant'è vero, qui vengo da te, io mi aspettavo molto di più da te perché tu sei il capitano. Tu sei il capitano, quindi io capisco che, per esempio, lui parlava del gesto di Lazza all'andata. È un gesto che non mi è piaciuto. Cioè, ci può stare da sfottò, sì, magari sì, sfottò, l'ha fatto anche Zaniolo, Simeone, Cristiano Ronaldo. Tutti l'hanno fatto. Cioè, quante volte nel campo. Però da capitano è diverso. E da capitano, tra l'altro non hai fatto quel gesto, l'ha fatto Pierre. Sì. Però da capitano, come minimo, io mi aspetto un rapporto con i compagni di squadra di rispetto, di stima, di motivazione. Già è mancato quello e si sente nell'intervallo. In più poi c'è tutto il resto, quindi il prendertela con lo zoccolo duro so, no? Sì, più no, più che altro con i compagni che loro non vedo, diciamo, non danno il massimo di loro. Ok, ok. E quindi è questa cosa che non mi è piaciuta, perché comunque cercavano di fare tutte le cose più difficili. Io dicevo, passatela dietro a me, giochiamo, facciamo cose semplici, perché nel calcio, non essendo fenomeni, facciamo questi lanci in avanti, già un miracolo se arriva la persona, mm-hmm. un altro miracolo se la stoppa. E quindi io preferisco giocare un po' semplice. Però mi permetto di dire, giocando anche io, che spesso, e io sono tra questi giocatori di tanto in tanto, quindi mi ci metto in primis, quando tu non sei troppo forte, calcisticamente parlando, spesso nemmeno ti conosci troppo, quindi non sai che tipo di giocatore sei, pensi di poter fare più di quello che puoi realmente fare. Quindi io ho la fortuna, per esempio, di aver giocato tanti derby, ma tante partite in generale con Zlatan, e lui è una cosa che uno che te la insegna questa cosa, è molto capitano da questo punto di vista, cioè ti dice, okay, devi capire che giocatore sei, questa cosa non la puoi fare perché poi guarda che succede, e se tu la fai notare in altri modi, ma sono sicuro che accadrà, si impara. E sicuramente, vabbè, ho sbagliato di atteggiamento, potevo parlare più in modo calmo, chiaramente. E però sì, esatto, magari facendo una riunione prima, anche nel primo tempo, parlando tutti, perché comunque ho visto dalle riprese eravamo solo in 4 o 5, non ci siamo ritrovati dove la squadra, magari ho sbagliato io non chiamarli tutti e fare un discorso serio, però questo può essere solo di insegnamento per me. Ecco, e questo, e io volevo arrivare qui, vi ripeto, non sono quelli che avete visto al derby, si può sbagliare, entrambi poi riconoscono l'errore, ovviamente l'errore porta a delle conseguenze, nel caso di Gnabry lui già lo sa, io ho preso una decisione, il tuo comportamento non è stato da capitano e quindi non è giusto che tu in questo momento rimetti gli occhiali, così, se no è troppo serio il... Vai. Perfetto, non è giusto che tu in questo momento sia il capitano dell'Inter, per cui la fascia momentaneamente viene tolta dal tuo braccio, ma... Tornando al discorso che so che tipo di ragazzo sei e so che impari dagli errori, non è una decisione definitiva, anche perché non sono nessuno per giudicarti. Sono l'organizzatore, devo prendere delle decisioni a volte scomode. Però, come ti dicevo, la fascia, se noi vediamo, e quando dico noi, banalmente anche i tuoi compagni di squadra, se vediamo che tu sei capitano anche senza fascia, alla fine del Super Derby, che l'Inter comunque giocherà, vedremo se contro la Lazio o contro la Roma, ma giocherà, la fascia ti torna. Vorrei ribadire ancora una volta quanto sbagliare sia normale. Sono stati brutti i gesti, però a volte un estremizzare alcuni atteggiamenti può aiutare a cancellarli. Perché magari lui il discorso di comportamenti da capitano poteva sentirlo anche nelle scorse partite, ma non avendo mai estremizzato questa cosa non se ne è reso conto. Avendola estremizzata oggi dice, ok, no, non è la direzione giusta, devo cambiare questo atteggiamento. È arrivata anche una conseguenza dura. Pierre sì, che a fine prima la richiama, no, Pierre non impara. Io credo che se tu nel secondo tempo riuscissi ad essere un po' più generoso, okay, riusciresti a girare la partita. Tu che pensi? Penso che hai ragionissimo. Cosa fa Pieri? Ha capito tutto di quello che gli hai detto ieri, no? Mi sento Sequel Papia. C'è differenza tra critiche tanto per e critiche costruttive. Sì. In quel momento sì che ti stava dando un consiglio, no? E la cosa che mi ha fatto molto ridere, okay, che poi tu hai fatto da Pierino i vari gol.
ma è un consiglio che ti fa migliorare nel gioco. E invece tu l'hai presa come una sfida. Io ho fatto l'opposto apposta. L'opposto di quello poi che dicevo. Ha avuto ragione da un punto di vista di però no, sono consigli ottimi. Quando vuoi proprio qualcosa e te la vai a prendere. Cioè non ho mai desiderato nessun gol nella mia vita come quello lì. E infatti la cosa che mi dispiace di più, perché allora, sì, si percepisce parlando con voi questa fame che avevate. Sì. La cosa che mi dispiace è che non siete riusciti a contenerla nei limiti giusti, perché poi in realtà è una cosa apprezzabilissima. C'è in particolare un episodio che so che vi ha fatto un po' arrabbiare. Va molto. Sì, va lui subito, non ci credo, non ci credo. Protesta tutta l'Inter, ma il fischio era arrivato anche se l'Inter non aveva sistemato la barriera. C'è il capitano del Milan, okay, Daniele Brogna, che ci teneva a dire la sua, okay, a mandarvi un messaggio che adesso ascoltiamo. Ciao Fede, ciao Gnabry, ciao Piero, da capitano del Milan sono qui a dire la mia. La cosa che mi fa specie è che il nervosismo sia nato dopo un gol dallo zoccolo duro, furbo ma regolare. Detto questo, c'è stato lo scontro tra Gnabry e l'arbitro che non è stato bellissimo. La cosa che mi è dispiaciuta di più, sinceramente, oltre ad atteggiamenti poco eleganti nei confronti di Samuel durante la partita, sono stati soprattutto i secondi finali del video, quando si vede lo zoccolo duro che, nonostante la sconfitta, nonostante lui sia uno che ci tenga a vincere sempre e comunque, nonostante tutto, era andato a complimentarsi con gli avversari e di tutta risposta ha avuto dei gesti e delle parole non belle. Zoccolo, vuoi dire? Comunque, errare humanum est, ci sta a sbagliare, hanno già chiesto scusa più volte, quindi lato Milan è già tutto risolto. Ovviamente non vediamo l'ora di riaffrontarvi perché vi faremo un bucio di... Questo è il messaggio da parte, sì, di Daniele. Tutto vero, però il gol dello zoccolo duro non c'è andato giù e non c'è andato giù neanche adesso, perché tu mi puoi dire anche che è regolare, a parte che era una regola che noi non conoscevamo, cioè in tutta la mia vita non l'ho mai visto. Adesso ma guarda, io sembra che all'improvviso è regolare. Io ho citato Del Piero in Juve Lazio e sono andato a vederlo ed è un po' diverso, cioè i giocatori della Lazio si erano posizionati, si aspettavano il tiro. Ma lì in realtà ni. Ma possiamo paragonare le immagini, però comunque sia. C'era una barriera, cioè una schiera di giocatori che erano lì, capito? Noi allora, proprio eravamo uno di là, uno di qua, uno di là, che ancora dovevamo posizionarci. Ma io infatti capisco che vi abbia dato fastidio, sì, ci mancherebbe altro, darebbe fastidio anche a me subirlo, però momento in cui è regolare, irregolare vuol dire regolare, cioè non è interpretabile, vuol dire che io posso, se batto rapidamente, come quando a centrocampo batti subito la punizione, mm-hmm, fallo, ti rialzi e batti, se non ti sbrighi devi aspettare poi dopo tu che si sistemi, sì, tu, ma se ti sbrighi puoi. E lì è regolarissimo. A proposito di questo, visto che i Pirlas continuavano a non essere troppo convinti, ho chiesto il parere di un ex arbitro professionista, ovvero Om. Ciao Fede, ciao Gnabry e ciao Pier. Allora ragazzuoli, a me il caso sembra molto diretto, senza troppe domande da fare, insomma, perché così è la regola. Nel senso che è una punizione di prima, il giocatore che deve battere può battere subito senza aspettare il fischio dell'arbitro perché A non è di seconda e B non c'è stato nessun cartellino giallo che quindi ha interrotto l'azione e non si poteva appunto riprendere in maniera molto veloce, cosa che invece è successa. Abbiamo già visto casi del genere anche in top campionati, probabilmente anche in Serie A, adesso non ricordo esempi da farvi, ma comunque assolutamente il giocatore può battere, tirare subito in porta e quindi la rete per me assolutamente è valida, ma in realtà da regolamento. E detto ciò, nulla ragazzuoli, un abbraccio e un salutone, ciao belli. Cioè, proprio parlando della sportività, secondo me non è un gol sportivo. Io credo che ci sta in una situazione in cui c'è una partita di Champions League, Serie A, che ti giochi proprio degli interessi economici, sei una società dietro che ti paga e tu sei pagato per fare bene, quindi ovvio che sfrutti tutti i bug del sistema. Ma proprio per la sportività, quello in una partita tra amici, come la vogliamo chiamare, come tutti state sottolineando, cioè, secondo me non ci sta, non è un gol sportivo, perché tu sai che facendo una cosa del genere fai imbestialire l'avversario, e lo sai, e lui che lo stava tirando lo sapeva, ok? Però se ne è fregato, però lui non passa per antisportivo, capito? Che poi si è anche messo a ridere, ci ha fatto e poi lui fa la linguaccia, cioè, si mette a ridere, e poi è chiaro che lui va a dare la stretta di mano, era sfottò anche quello, anche la stretta, okay, di mano l'abbiamo presa come sfottò, quindi ha fatto male a reagire così. Vi dico, però non è che lui era un angelo che è andato lì dall'alto della sua bontà, no, era sfottò anche quella stretta di mano. Tu dici questo, io ti dico che questo è interpretabile, e sull'antisportività legata alla punizione non sono propriamente d'accordo. A questo punto, visto che siamo in disaccordo, chiediamo ai ragazzi se secondo loro
ditecelo nei commenti, quel gol è antisportivo o si può fare? Gnabry? Antisportivo. Pier? No, è regolare, però antisportivo e lo poteva evitare. Ragazzuoli, l'abbiamo chiusa con il sorriso. Sono molto contento di aver realizzato questo contenuto perché secondo me sono usciti un sacco di spunti interessanti. Mm-hmm. Era giusto dare anche una spiegazione, fare una chiacchierata post derby. E io non posso che darvi appuntamento a maggio, più o meno. Non vi sveliamo date, dai. Diciamo che vi do appuntamento al Super Derby. Ok. Contro di te o non contro di te? Questa è la Questo io non lo posso sapere, ma so già che in realtà bisogna fare i complimenti ai ragazzi della Lazio perché sono affamati, no? Hanno perso in quel modo. Sarà una buona telecronaca nel video. E avranno la volontà di rivincita, come l'avrà il Milan quando ci riaffronterà. E lì saranno cazzi per lì. Lì sarà, guarda, curioso. Lì avrò carri armati. Va bene, è stato bello, ragazzi. Chiudetela voi, da Pirla SV. Bene ragazzi, mi raccomando, non fate come abbiamo fatto noi mentalmente, però sportivamente cercate sempre di impegnarvi, metterci tutto e di andare a vincere le partite, e anche se non ci riuscite ragazzi, ricordate di stringere sempre la mano agli avversari e di non insultare. Mi raccomando. Concordo su tutto. Detto questo ragazzi, ci siamo pentiti, però ci rifaremo, spero di riprendere la mia fascia da capitano. Quello deve essere l'obiettivo. Sono come Ranocchia e Icardi, chi lo sa, vedremo. Beh, speriamo più come Ranocchia che come Icardi. Esatto, onestamente. Quindi segnerò in semirovesciata al prossimo derby. Bellissimo. Segnatevelo. Attenzione. Aia. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi.